Genova dedica l'anno 2024 al Medioevo, una stagione storica fondamentale nella quale anche la nostra città, ancora una volta, gioca un ruolo centrale. Noi dell'Associazione Genova World, in spirito di servizio, ci inseriamo in questa iniziativa, in queste tematiche e ospiti, come spesso avviene, della Biblioteca Berio, oggi sono nella meravigliosa sala Linea, realizziamo una serie di brevi pillole video indagando fatti, date, luoghi, personaggi, alimenti. Oggi mi sia consentito dir così, la data che abbiamo scelto, il 1492, è un po' quella che viene utilizzata come termine del Medioevo. Un nostro concittadino, verosimilmente sì, Cristoforo Colombo, infatti, nel 1492 sbarca a San Salvador, nell'arcipelago delle Bahamas, in America centrale. Quello che soprattutto ci interessa sottolineare, e di cui anche i giovani, gli studenti, quelli abituati oggi ad alcuni alimenti, alla dieta cosiddetta mediterranea, quello che mi preme sottolineare è che in realtà da quello scambio colombiano, da quello scambio alimentare, sono giunte in Europa una serie di risorse alimentari straordinarie. Si pensi alle patate, al pomodoro, al mais, al cacao, ai fagioli, alle zucche, ai peperoni e quant'altro. Anche noi abbiamo trasportato laggiù alcune delle nostre risorse e tradizioni, ma diciamo che l'influsso del nuovo mondo sul vecchio ha determinato una vera e propria rivoluzione alimentare. Oggi siamo in Berio, vi suggerisco come sempre anche una lettura, ovvero Maria Luisa Fagioli Cipriani, eccolo qui, Il Medioevo alla prova, Cristoforo Colombo, Il Medioevo alla prova. Quindi il Medioevo come occasione di indagine attraverso molteplici aspetti e anche come virtuoso pretesto per venire in biblioteca a regalarsi una buona lettura. Welcome in Genova e buon appetito